Nasce Primacy 4, l'evoluzione della specie da Primacy 3 targata Michelin. Un pneumatico rivoluzionario che promette delle performance da urlo, grazie alle mescole che sono state alleggerite ma arricchite con tanti ingredienti che lo rendono davvero performante e innovativo. Che significa questo? Beh, è la carta d'identità del pneumatico. Leggiamola. La prima cosa che troviamo è la marca, ovviamente, e il nome della gamma. Poi troviamo la dimensione. La dimensione serve perché deve essere uguale a quella che abbiamo sul libretto di circolazione del veicolo. Scendendo più in basso ci dice in resistenza al rotolamento quanta energia consuma per avanzare, quindi più siamo verso l'alto e più il pneumatico è scorrevole e farà consumare meno carburante. E da questa parte abbiamo le prestazioni sul bagnato e quindi la frenata del pneumatico su asfalto bagnato. Anche in questo caso A sarà la migliore e poi via via tutte le altre. Più in basso abbiamo un pneumatico con delle onde sonore, con un numero che sono i decibel e quindi ci dice quanto rumore fa quel pneumatico in utilizzazione. Questo prodotto è il nuovo Michelin Primacy 4 che è stato studiato per 3 anni ed è stato presentato quest'anno. Si presenta subito con il proverbiale rendimento chilometrico Michelin, infatti rispetto alla media dei concorrenti premium percorre 18.000 km in più. Non si accontenta di questo, ma anche sul bagnato, sempre rispetto alla media dei concorrenti premium, in frenata si ferma prima, 1 metro quando è nuovo e 3 metri quando è a fine usura. Perché abbiamo fatto il test a fine usura? Perché Michelin crede che sostituire i pneumatici a 3 o addirittura 4 mm, come consigliato da molti operatori del settore, sia una cattiva abitudine. Oltretutto, se smontiamo i pneumatici a 3 mm invece che a 1,6, oltre a costare di più, pensate che in Europa questo cambiamento porterebbe una maggior spesa dei consumatori di quasi 7 miliardi di euro. Ma inquiniamo di più anche il nostro pianeta. Passare da 1,6 mm a 3 mm vuol dire buttare in discarica ogni anno in Europa 128 milioni di pneumatici in più. Prestazioni aumentate, prezzo invariato perché la differenza è demandata alla qualità delle mescole e alla geometria del battistrada. Quindi il design dei canali è più verticale in modo che a fine usura porti via una maggior quantità d'acqua, ma per fare dei canali così verticali dobbiamo lavorare sulla rigidità delle mescole preservandone però l'aderenza sul bagnato. Come si fa? È un po' un'alchimia che sembra a una ricetta della cucina. Stiamo entrando nella cucina di Enrico Bartolini. Perché? Perché la mescola delle gomme è un po' come impastare un piatto d'autore. Come nel caso delle gomme, si tolgono degli ingredienti per fissare meglio i sapori. Quindi meno addizione di latte e panna al cioccolato, di due diverse tipologie, in modo che l'aroma sia più completo. E l'utilizzo del sifone, quindi l'addizione di gas proprio per eliminare una parte di liquidi aggiunti e privilegiare il sapore del cioccolato con tutte le sue sostanze nutritive in equilibrio col gusto. Una volta ottenuta la nostra miscela di cioccolato e poco latte,
Il risultato è una spuma soffice e tiepida con l'intensità completa del cioccolato e un minore utilizzo di latte e di panna che rende più brillante la preparazione. Per l'impiattamento si parte con un cremoso profumato al whisky, un biscotto di cacao leggermente salato, la nostra spuma tiepida di cioccolato intensa con tutti i suoi aromi ben fissati e poco latte e panna. Un biscotto friabile si ottiene grattugiando la pasta da crudo e poi cotto in forno con cacao e sale. Per continuare l'olio di nocciole, reso polvere grazie alla maltodestrina, un gelato di nocciole piemontesi, ecco qua. Ed ecco pronto il nostro ciocco colato con gelato alle nocciole. Tenete i motori accesi, vediamo cosa ci propone oggi Formula Motori. È pronta a conquistare il mercato europeo proponendo questo piccolo gioiellino, si chiama CUV 100, un SUV dalle dimensioni davvero ridotte, sto parlando di 3,7 mm di lunghezza, arriva anche con un design aggressivo e davvero particolare, come del resto piace a noi europei che da questo punto di vista siamo molto esigenti. Sotto il cofano, un motore 3 cilindri 1.2 benzina da 82 cavalli, coppia massima di 115 Nm a 3.500 giri minuto e poi mantiene alcune caratteristiche da fuoristrada come del resto tutte le Mahindra, un angolo d'attacco di 20 gradi e un angolo d'uscita di 29 gradi. Bene, non ci resta adesso che provarla in questo autodromo di Leinate. Compagnia di Giorgio Bozzi, istruttore di guida sportiva ACI e anche ex rallista. Ci troviamo a bordo dell'ultimo City SUV presentato da Mahindra, il CUV 100, con motore da 82 cavalli. Giorgio, cosa stiamo facendo? Stiamo provando questa Mahindra sullo sviluppo stradale del centro di guida sicura ACI Sala di Leinate. Abbiamo costruito un percorso un po' articolato in modo tale da poter avere anche un po' qualche sensazione a livello di handling della vettura, con qualche chicane, con la discesa, con un curvone lungo a sinistra, un curvone lungo a destra, e a questo punto ti ripasso la parola per sentire le tue impressioni. Sì, infatti siamo al secondo giro, le prime impressioni sono abbastanza positive, nonostante comunque le dimensioni molto compatte di questa auto sembra
ottenere comunque una tenuta di strada abbastanza sicura, anche grazie al passo allungato rispetto comunque a tutta la lunghezza della vettura stessa, e poi anche il volante, lo sterzo abbastanza morbido. Un cambio un po' anomalo per quel che riguarda in genere le nostre prove, posizionato qui lungo la plancia, qui al centro proprio della plancia, che ti dirò, però comodo, sì, esatto. Per alcune cambiate, forse per le cambiate rapide, può risultare anche abbastanza comodo. Del motore. Ma il motore è un 82 cavalli 1200 tre cilindri, che a mio avviso ha una grossa dote, quello di avere una coppia molto bassa. Infatti, se mettiamo una marcia molto alta, quarta o quinta, e acceleriamo senza scalare, la sensazione è proprio quella che spinga, che ti allunghi bene senza dover tirare giù una marcia. Credo che sia una dote notevole. Esatto, stiamo parlando di 115 Nm a 3500 giri minuto, e poi un motore totalmente sviluppato dalla casa indiana. Sì,